In questo speciale vi raccontiamo la festa più popolare dell'isola d'Ischia, la festa a mare agli scogli di Sant'Angelo. Nella suggestiva baia di carta romana, qui ad Ischia Ponte, ai piedi del castello aragonese, il 26 luglio di ogni anno, intorno alle 21 circa, le barche dei comuni partecipanti sfileranno in una gara. Alla fine ci sarà il suggestivo incendio del castello aragonese e i fuochi pirotecnici. La festa negli anni diventa un vero e proprio evento per l'isola d'Ischia, forse il più importante evento per l'isola, ed è gestita dal Comune d'Ischia. Ne parliamo appunto con il consigliere delegato al turismo del Comune d'Ischia, Luigi Di Vai, a cui chiediamo l'importanza di questa festa all'interno del cartellone turistico ischitano. Sì, la festa di Sant'Anna rappresenta l'evento più importante del nostro calendario in assoluto di tutto l'anno e da un punto di vista culturale racchiude un'importanza direi vitale per la nostra isola, per le nostre tradizioni e per chi questa storia l'ha creata e per tutti i giovani che hanno raccolto il testimone dai padri fondatori, se così possiamo dire. Da un punto di vista economico la festa di Sant'Anna è certamente l'evento più importante nell'ambito della regione Campania e non solo, dico. Basti pensare che si assepiano la sera del 26 oltre 35-40.000 persone tra lo specchio acqueo che viene letteralmente invaso dai natanti provenienti da tutta la regione. Il borgo di Celsa con le sue piazze suggestive e i suoi scorci meravigliosi, le persone che si assiepano sugli scogli e prendono posizione, stiamo parlando di 5-6 ore prima sugli scogli, quindi neanche in una situazione comodissima, ma comunque armati di anguria e parmigiana iniziano a vivere l'evento ben prima dell'orario fatidico. Una festa che possiamo dire indimenticabile. Una festa indimenticabile non fosse altro per lo scenario nel quale si svolge. Siamo nel cuore di Ischia, probabilmente il posto più bello del mondo, dove tra il castello aragonese, gli scogli di Sant'Anna e il borgo di Celsa si racchiude questo specchio acqueo che ospita letteralmente una magia che ogni 26 di luglio si ripete. Il 26 luglio però di ogni anno avveniva la processione via mare. Una serie di fedeli venivano con le proprie barche qui da mare per venire a festeggiare la santa. Su questo piazzale avveniva la cerimonia religiosa, veniva festeggiata poi dopo la santa con un banchetto fatto delle le cornie ischitane, il tipico coniglio, il buon vino, la parmigiana di melanzane ed una buona anguria, e si festeggiava fino a notte fonda. Thank you.
festa ha origini lontane nel tempo. Tutto parte da questa chiesetta, perché le donne ischitane erano devote a Sant'Anna, protettrice delle partorienti. Venivano in silenzio e da sole da questa stradina a pregare la santa per affidare la buona riuscita del parto, o addirittura per avere quel bambino che naturalmente non riusciva ad arrivare. Ogni pescatore allestiva la propria barca, che nel tempo è diventato un vero e proprio carro allegorico. Le contrade hanno iniziato a sfidarsi per vincere il premio e dal 1932 inizia la festa a mare agli scogli di Sant'Anna. Yes, I know. Comuni in gara: il comune di Casa Micciola Terme, il comune di Lacquameno, il comune di Schiaporto e poi c'è il comune di Procida. Noi siamo ospiti sulla barca del comune di Casa Micciola. Con Giustina cerchiamo di capire quanto lavoro c'è dietro la costruzione di queste barche. Tanto, tanto lavoro, ma anche tanta amicizia, tanto gruppo, tanto affiatamento, che prima questo è Sant'Anna. Posso chiederti perché ogni anno costruite la barca? Sì, il motivo è la passione. Praticamente noi siamo nati con Sant'Anna, io ho 64 anni e sono quasi 50 anni che faccio barca di Sant'Anna, sono qualche anno, quindi noi l'abbiamo nel DNA. Però so che c'è un ordine di partenza, come è stabilito? Sono stati fatti dei giochi di quartiere qui nel piazzale aragonese, in cui le quattro barche dei quattro comuni si sono sfidati. E chi vinceva la gara aveva il privilegio stasera di partire per ultimo. Perché in realtà essere ultimi in questa competizione è importante, sì. Perché è quello che resta più impresso alla giuria, l'ultimo che passa. Ma comunque la speriamo anche il penultimo. Speriamo anche il penultimo. In una tradizione tutta ischitana viene qui a gareggiare e spesso a vincere l'isola di Procida. Noi abbiamo questi giovani che sono dei ragazzi in gamba, bravissimi, e loro vogliono portare questa loro bravura, questa loro manualità artigianale al di fuori della nostra isola, far conoscere il loro mondo, la loro bravura anche non solo per quanto riguarda la produzione venerdì santo, ma anche una manifestazione così importante come quella di Sant'Anna. Raccontiamo la barca del comune di Lacquameno. Noi abbiamo realizzato Scilla e Cariddi e lo abbiamo, diciamo,
raccontato con quelli che sono i viaggi della speranza, i viaggi di tanti uomini di colore vestiti di sorrisi, che spesso come Ulisse inseguono una chimera, un abbaglio, una cosa evanescente. Questa Scilla che è l'Europa che respinge i profughi, e poi una conclusione finale, quella dell'arrivo a Itaca, perché una volta che i profughi poi arrivano nella loro Itaca, riescono magari nel bene e nel male a risollevare la loro vita, anche se delle loro terre ne hanno un ricordo molto remoto. È uno scenario meraviglioso quello che vedete ogni anno. Qual è l'atmosfera che si vive su questa barca tra di voi in questa festa meravigliosa? Guarda, è un'atmosfera bellissima, c'è un'adrenalina assurda che viviamo. Voi venite a vincere, voi venite con la voglia di vincere. Noi dopo 2 anni di secondo posto, noi oggi vogliamo vincere. Oggi è l'anno, cioè noi pensiamo che è il nostro anno. Speriamo che sia così. Manca poco all'inizio della festa, tra un po' vedremo migliaia di persone qui nel borgo di Celsa, barche nella baia, persone sugli scogli ma anche dalle case per assistere a uno spettacolo straordinario, unico nella regione Campania. Romana per dare inizio alla festa di Sant'Anna. Aspettiamo che una voce ci racconterà la festa, insieme alle tante persone che sono sul pontile, che sono sugli scogli e soprattutto alle persone che noi vediamo dalla baia sulle loro barche attrezzati con la loro merenda per assistere all'84esima edizione della festa mare agli scogli di Sant'Anna. Anticipato è la barca del comune di Lacco Ameno e quindi inizia la sua sfilata nella baia. Yeah.
L'ho visto attrezzato per la festa, che cosa c'è nella sua borsa? C'è un burrito, qualche panino. Ho visto l'asciugamano per stare abbastanza comodo sugli scogli. Quello è poco ma sicuro. Perché preferisce vedere la festa dagli scogli? Diciamo che non esserci più posti, ci adeguiamo a quello che c'è purtroppo. Lei ha sempre visto la festa, la prima volta che vede la festa? No, sono già vari anni. Che cosa le piace di questa festa? La festa è un qualcosa di speciale, sia per la sua tradizione sia proprio per il calore che trasmette, il calore delle famiglie. Cosa accade tra i vicini di Scogli? So che mangiate, bevete, vi rilassate, insomma è una serata particolare questa. Ma diciamo la tradizione quella nacque proprio per queste ragioni, poi è normale, nel corso degli anni ha avuto una trasformazione diversa. Però questo resta? Questo resta perché poi è qualcosa di mistico, che non si può raccontare, bisogna soltanto dire viverlo, perché è la cosa principale. Va per partire, come sentite dal lungo applauso, l'Isola dei Misteri, ovvero i ragazzi di Procida sfileranno in questa baia, ma diciamo dagli applausi già c'è una bella premessa per la riuscita di questa sfilata. In una buona festa che si rispetti non possono mancare, come si chiamano queste, le ole qua, quaquette, e lei si è attrezzato di quaquette per venire a vedere la festa. Abbiamo anche un panino prosciutto cotto. Allora, i signori vengono da Procida, come mai è venuto a vedere la festa? Perché c'è la nostra pasta. Quindi siete venuti a tifare la vostra isola? Certamente. Aveva mai visto la festa? Sì, qualche anno fa sì. Con la soddisfazione di aver visto vincere anche Procida più di qualche volta. Quindi c'è proprio un tifo? Sì, certamente. Che cosa ha di particolare questa festa? Certo, non per Sant'Anna, penso io, perché non sono molto religioso sinceramente, solo perché come tradizione, come cultura, proprio come...
non ancora, ma dopo la sfilata delle barche. Io sono ischitano, chi ci vedrà forse non lo sa che qui accadrà qualcosa, guardate che cosa sta accadendo, di meraviglioso. E a mezzanotte saranno il fuoco e l'incendio. Bellissimo. E siamo alla penultima barca in gara, il comune di Casamicciola che sta per sfilare, vediamo che cosa succede perché la barca di Procida è stata molto applaudita dalla baia. Attentissima alla festa, che ne pensa? Bellissima, è stupenda. Lei mi ha detto che viene tutti gli anni. Tutti gli anni vengo, di proposito, vengo da Roma, da Tivoli, per vedere questa bellissima festa. Ho i brividi, è molto emozionante. Cosa la emoziona di più? Il posto. Carri, perché noi siamo abituati diversamente a vedere i carri, voi li avete sull'acqua, è molto più emozionante. E poi quel castello tra un po' si incendierà. Lo so, mi sto aspettando molto attentamente.
e siamo alla fine di questa sfilata. Sfila l'ultima barca in gara, il comune di Ischia, e finisce questo viaggio in mare. Il viaggio è il tema di quest'anno proprio con il comune di Ischia. Per la festa, mica per il mare, perché noi a Napoli piace, c'è il mare, ecco. Vengo proprio per la festa, perché mi piace. È una cosa molto bella, caratteristica. Vince sulla Di Procida l'84esima edizione della festa al mare di Spoli di Sant'Anna 2016. Siamo noi!
l'isola di Procida con i ragazzi, anzi l'isola. Grazie. Vi salutiamo dall'84esima edizione della Festa a Mare agli Scogli di Sant'Anna. Ci sono state delle polemiche per i vincitori e non, ma alla fine quella che vince è la festa. Adesso lasciamo parlare le immagini perché assisterete all'evento più spettacolare che esiste sicuramente in Italia.
dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, tra mille sfide ti guiderà, credi in te. Quando avrai qualche incertezza, sarai